Un disegno preciso, meticoloso, oltre la dimensione della follia. È quello che emerge nell'ordinanza firmata dal GIP del Tribunale di Lecce Michele Toriello che ha convalidato il fermo di Antonio De Marco e disposto la custodia del 21enne reo confesso dell'omicidio di Daniele De Santis e Eleonora Manta in carcere. Pagine agghiaccianti in cui viene il giudice e riporta la ricostruzione dei fatti raccolta da Antonio De Marco. Come in un film, o un libro giallo, la vendetta che agita la mano di Antonio De Marco si fonde con la follia di un piano pensato per mesi. Una condotta amorale che viene fuori da quanto successo il giorno dopo il massacro dei due giovani fidanzati, uccisi per la sola colpa di essere troppo felici. Sono tornato a casa. Ho dormito fino alla mattina successiva. Mi sono disfatto dei vestiti gettandoli in un bidone del secco di un condominio poco distante dall'abitazione. La fodera faceva parte del coltello che ho comprato. Continua dopo la foto poi Antonio De Marco aggiunge, insieme ai vestiti, continua, c'erano le chiavi e il coltello acquistato in contanti. La candeggina l'ho acquistata presso un negozio. Quella sera portavo al seguito anche uno zainetto di colore grigio con dentro la candeggina, delle fascette ed il coltello nonché della soda. Premeditazione che si aggiunge quando dice, ho scritto solo due giorni prima i biglietti. Continua dopo la foto Antonio De Marco poi racconta cosa è successo davvero nella casa. Sono andato a trovare Daniele ed Eleonora convinto di trovare entrambi. Quando sono entrato in casa i due erano seduti in cucina. Ho incontrato Daniele nel corridoio, il quale si è spaventato perché avevo il passamontagna. Dopo aver avuto una colluttazione con lui li ho uccisi. Quando ho colpito lui ha cercato di aprire la porta per scappare. Ho ucciso prima lei e poi ho colpito nuovamente Daniele. Continua dopo la foto Daniele che ha cercato di difendersi, il passamontagna ha detto Antonio De Marco mi è stato sfilato da Daniele, il quale poi mi ha riconosciuto. Ho sentito gridare Andrea. Loro non hanno mai pronunciato il mio nome. Indossavo dei guanti che poi si sono strappati perdendone forse uno solo o un frammento. Dopo aver lottato con loro conclude De Marco sono andato via senza scappare perché non avevo fiato. Ti potrebbe interessare.